Nel programma di oggi parleremo di Dio nostro rifugio. Voglio leggervi un versetto che troviamo nel libro dei Salmi, nell'Antico Testamento, quindi la prima parte della Bibbia, Salmo 59, il versetto 16. Ma io canterò la tua potenza e al mattino loderò ad alta voce la tua bontà, perché tu sei stato per me una fortezza, un rifugio nel giorno dell'avversità. Tu sei stato una fortezza, un rifugio nel giorno dell'avversità. Noi tutti abbiamo bisogno di un rifugio. Molto spesso si pensa che siano soltanto i miseri, i derelitti, gli emarginati che abbiano bisogno di un rifugio, di un riparo, che abbiano bisogno di una protezione. Molto spesso l'uomo nella sua arroganza crede di essere autosufficiente, ma notate, cari amici, quello che succede anche ai ricchi, ai potenti, che sembrano invincibili, sembrano autosufficienti in tutto quello che fanno, che dicono, vanno avanti per la loro strada senza aver bisogno di niente, di nessuno, ma notateli quando arriva la calamità, la difficoltà nella loro vita personale, nella loro vita politica, nella loro vita familiare, nella loro condizione economica. Notateli quando sono stretti da tutti i lati, sono degli esseri umani come tutti gli altri, spauriti come dei bambini che hanno bisogno di un rifugio, di un aiuto. L'uomo ha bisogno di questo rifugio. E nel programma di oggi ascolteremo una testimonianza di una persona che ha attraversato prove, difficoltà di ogni genere e ha trovato in Dio il proprio rifugio. E ascolteremo anche una meditazione biblica che ci sottolineerà l'importanza di recarsi a Dio con fede, perché Lui è un riparo contro l'arsura. Lui è una protezione, un rifugio contro ogni pericolo ed ogni difficoltà. Ma sicuramente per essere certi del nostro presente, del nostro futuro, dobbiamo abbandonarci nelle mani di Dio ed avere fiducia in Lui. Vogliamo ascoltare l'intervista di cui vi parlavo, condotta da Roberto Gentilini con Tiziana Bardaro. Poi ascolteremo anche Antonio Morra e Daniela Corbo, che canteranno l'inno «Ho bisogno di venire a te, o Padre». O che questo bisogno ci sia in tutti noi. A te, Roberto. Mi trovo, cari amici, con Tiziana, che ci racconterà la sua esperienza. Tiziana, laureata in beni culturali, appassionata di pittura espressionista. Non abbiamo quadri da mostrarvi, pazienza, accontentatevi della natura, siamo in un bel parco. Ecco, Tiziana ci racconterà un po' la sua esperienza, un po' di problemi familiari, so che hai vissuto, i tuoi genitori purtroppo, come accade in tante famiglie, non andavano d'accordo e quindi tu ti sei trovata a vivere questo disagio familiare. Ce ne vuoi parlare? Vuoi raccontarcelo un po'? Sì. La mia famiglia era felice fino a quando una serie di problemi, incomprensioni, forse mancanza di comunicazione, li ha portati a dividersi, a cercare la felicità altrove, a non cercare più di guardare alla propria moglie, al proprio marito. E la famiglia si è sfasciata da un giorno all'altro, quella che era una famiglia modello, è divenuta il frutto di tanta delusione e sofferenza. Tu eri piccola, avevi altri fratelli, sorelle? Ho una sorella più piccola di 2 anni e mezzo, io avevo 13 anni e questa esperienza mi ha portato un po' a... mi ha fatto crollare quelli che erano i miei sogni, i miei modelli, perché la mia famiglia era un modello per me. E questa esperienza mi ha portato a dover crescere troppo. A non gioire più della mia giovane età,
perché poi quella scelta ha portato altre conseguenze, problemi economici, pianto, tristezza, angoscia, depressione da parte di mia madre, quindi non è stato facile per me e mia sorella poi vivere in quell'ambiente e continuare a crescere normalmente. Voi eravate rimaste con vostra madre, con la mamma, e quindi vi siete trovate ad affrontare tutti questi problemi. Sì, mia madre viveva per noi, si è fatta coraggio perché aveva noi, ha fatto di tutto per non farci mancare nulla, anche mio padre. Anche se è andato via di casa, ha cercato sempre di non farci mancare quello, il nostro necessario, però la famiglia non era più unita e l'amore di una famiglia unita non potevano più donarcelo. D'altra parte sappiamo che la famiglia è qualcosa che Dio ha voluto, che Dio ha instaurato, e oggi purtroppo ci troviamo ad assistere in tantissimi casi, in troppi casi, ecco, alla disgregazione della famiglia. Noi vogliamo invece ancora dire che Dio è colui che vuole il bene della famiglia, che vuole unire le famiglie, e Gesù è quello che può fare questo. Senti, ecco, questo disagio, questi problemi ti hanno portato a chiedere aiuto, ti hanno portato a rivolgerti al Signore? Sì, perché poi crescendo mi sono resa conto che vivere non aveva senso, perché vivere in questa società senza Dio ti porta a spogliarti sempre più di quella dignità, di quella gioia, di quella voglia di vivere. E, sono subentrate altre delusioni, la morte di alcuni miei familiari, e, un incidente che ha messo a repentaglio la mia vita. E quindi questo susseguirsi di eventi mi ha portato a staccare la spina e a dire a me stessa: se questa è la vita, io non voglio più vivere. E nella disperazione ho detto: Dio, se esisti, rivelati nella mia vita, perché io non credo, non voglio credere che io sia venuto al mondo solo per soffrire. Non credo che vivere sia questo, ci deve essere qualcuno, e se esisti, rivelati. E Dio l'ha fatto, Dio non aspettava altro. Si è servito di alcuni miei conoscenti per indirizzarmi in una chiesa evangelica. Queste persone non mi hanno inculcato una religiosità, ma hanno indirizzato semplicemente la parola di Dio. Io ho iniziato a leggere la parola di Dio con l'intento di conoscere Dio, e più leggevo più Dio si rivelava nella mia vita. Più si rivelava, più la mia vita cambiava e veniva trasformata. Più veniva trasformata, più mi innamoravo di Lui e più avevo fede in Lui. E ogni giorno mi svegliavo e sentivo il mio cuore riempirsi di gioia. Iniziavo a vedere le cose in maniera nuova, sotto una luce diversa. Più mi affidavo a Lui, più sentivo la mia mente aprirsi, come se ci fosse stato un velo che veniva tolto dai miei occhi. Ho iniziato a gioire come una bambina, come non avevo mai fatto. E mi sono resa conto che crescere non vuol dire non gioire, non godere della bellezza della vita, ma il mio problema era la lontananza da Dio. Attraverso la parola di Dio ho compreso quanto Gesù aveva fatto per me. Io lo sapevo, ma mentalmente non avevo mai realizzato la potenza di quella croce. Ed è stato bellissimo comprendere che non bisognava fare nessuno sforzo umano. Dio aveva mandato Gesù e aveva già tutto pagato per me. Io non dovevo far nulla, dovevo solo accettare per fede. È così semplice accettare Gesù nella propria vita, accettare quel sacrificio potente, così semplice che a volte ci sembra impossibile. Io invece mi sono fidata perché non avevo altre speranze. Ho detto: Signore, io sto vedendo la mia vita praticamente cambiare. Tu mi dici che hai già fatto tutto per me e che mi devo solo fidare. E mi sono fidata del fatto che Gesù quel giorno pensava anche a me sulla croce. E il motivo per cui era salito era togliermi quel peso, quell'angoscia, quell'afflizione, quelle ferite, tutte quelle conseguenze del peccato. Io pensavo che il peccato fosse uccidere, rubare, fare chissà che. Invece no, il peccato era tutto ciò che non onorava Dio. E quel peccato accumulato nel corso degli anni aveva creato un muro che non mi faceva vivere la presenza di Dio nella mia vita. E Gesù è morto proprio per quello. E semplicemente ho accettato, il Signore mi ha liberato, mi ha fatto una sua figliola.
E adesso ho un padre celeste che si prende cura di me, che mi ha ridonato dignità, che mi ha ridonato la gioia di vivere, che valorizza quello che sono, perché per lui siamo preziosi, per lui siamo stimati. Quindi puoi dire proprio che la tua vita è ricominciata o è cominciata in quel momento, vero? È cominciata, è vero, perché prima sopravvivevo, mi trascinavo nel corso della vita, camminavo a stenti perché via via la vita mi toglieva forze, energie. Dio mi ha donato una nuova vita, adesso posso dire di vivere. Senti Tiziana, c'è qualcosa che ti senti di dire a qualche amico o amica che sta seguendo questa tua storia e che sta soffrendo come soffrivi tu magari allora, parlando proprio nella telecamera, parlandogli direttamente, cosa gli diresti? Io non so cosa tu stia vivendo, io non so cosa ci sia nel tuo cuore, io sono una persona che semplicemente ha cercato Dio, Dio si è rivelato attraverso la Bibbia. Non pensavo che la Bibbia fosse un libro così potente, ma è parola di Dio. Essa ha cambiato la mia vita, mi ha fatto comprendere che Gesù ha sacrificato la sua vita per me e per te, affinché noi potessimo vivere realmente in Lui. Non posso fare altro che dire accetta, semplicemente, è semplice accettare Gesù. Affidiamoci a Lui, continuiamo a affidarci a Lui perché Lui esiste e vuole rivelarsi completamente anche in te. Stare un po' di tempo insieme a te. Ho bisogno di sentire che mi ami, che la mano tua guida i passi miei. Come un padre con il figlio, anche tu, Signor, con me. Ho bisogno di restare insieme a te. Vengo a te, o Padre, come un cervo alle acque anelo a te, vengo a te, o Padre, per sentirti sempre più vicino a me. Ascoltare nel silenzio la tua voce, contemplare il tuo splendore, la tua luce, mio re. Ho bisogno di restare insieme a te. Vengo a te, oh Padre.
sempre più vicino a me. Grazie Antonio e Daniela per questo bell'inno. Ho bisogno di venire a te, o Padre. Abbiamo bisogno, e bisogno veramente, di andare a Dio. Tra un po' vi darò il nostro indirizzo. Intanto volevo ringraziare anche coloro che ci seguono via internet. Anzi, se non avete la possibilità di seguire regolarmente con la televisione, o ci sono vostri parenti, amici che sono all'estero, altrove, e non hanno la possibilità di sintonizzarsi con un canale televisivo, anche satellitare, potete suggerire questo sito www.assembleadidio.org, e lì è possibile andare alla pagina dove ci sono i nostri programmi e quindi possono essere seguiti anche via internet. Intanto vi dico che molti hanno scritto, potete farlo anche voi, e rispondiamo a tutti personalmente. C'è un signore di nome David che dice: vi ringrazio per l'impegno che mettete nel diffondere la parola del Signore. Da quando vi seguo quasi tutti i giorni mi sono ritrovato con il Signore, rendendomi conto di quanto fossi tutto nel peccato. La mia vita è cambiata con l'aiuto di Gesù, che ha fatto breccia nel mio cuore, e affronto le difficoltà della vita molto più serenamente. Ecco, quello di cui parlavamo prima, le difficoltà della vita e della necessità di un aiuto e di un rifugio. La strada è ancora lunga, ma grazie a Dio ce la posso fare. Bene, grazie a David e grazie a tutti quelli che ci hanno scritto. Scrivete anche voi all'indirizzo Cristiani Oggi, casella postale 15 00011, Tivoli Terme, Roma. Per la posta elettronica cristianioggitv@assembleadidio.org. Ascoltiamo ora la meditazione della parola di Dio da parte del pastore Gaetano Montante. A te, Gaetano. C'è una lettura biblica dell'Antico Testamento che desidero proporvi, e si trova in Isaia, capitolo 32. Vi leggo i primi due versi. Ecco, un re regnerà secondo giustizia, e quanto ai principi governeranno con equità. Quell'uomo sarà come un riparo dal vento, come un rifugio contro l'uragano, come dei corsi d'acqua in luogo arido, come l'ombra di una gran roccia in una terra riarsa. Si sta parlando naturalmente di un uomo, di un re. Il testo è profetico, si riferisce al re Ezechia, che sarà per Israele uno dei più grandi re della sua storia, ma si riferisce anche al Messia che doveva venire, al regno che il Messia avrebbe instaurato. Ma il testo è chiaramente riferito alla persona del Signore Gesù. E qui c'è un'opera particolare che questo re, quest'uomo, il Signore Gesù, compie verso l'uomo. Naturalmente di quest'opera possiamo appropriarcene se crediamo in questa parola, se facciamo nostra questa parola. Allora, se facciamo nostra questa parola, possiamo trovare in Cristo quell'uomo che sarà come un riparo dal vento. Questa è la prima immagine che qui troviamo. Il vento che soffia è un riparo dal vento. Sappiamo bene che il vento non si può fermare,
Nei Vangeli leggiamo solo di una persona che è stata capace di fermare il vento, e quella persona era ed è il Signore Gesù. Ma dal vento noi possiamo ripararci. Ebbene, il Signore Gesù si offre come riparo. Quando i venti della vita soffiano contrari, quando le difficoltà soffiano forti, e di questi tempi forse tanti si trovano con i venti contrari, difficoltà di carattere economico, familiare, quando i venti sono contrari, Gesù è il riparo a cui possiamo correre per ristorarci e per affrontare le contrarietà della vita. Poi il testo ci propone una seconda bellissima immagine, simile alla precedente. Egli sarà come un rifugio contro l'uragano. Il vento si trasforma in uragano, quindi qualcosa di più forte, di più terribile. E contro l'uragano c'è un rifugio. Possiamo correre in questo rifugio, ripararci contro l'uragano. A volte le difficoltà della vita diventano come un uragano e improvvisamente ci ritroviamo a dover affrontare situazioni impensabili di carattere spirituale, di carattere familiare. A volte arrivano le malattie e quando arriva una malattia e ti viene diagnosticata che è incurabile, è un uragano che si abbatte nella tua vita, a volte arrivano i lutti. Beh, Gesù si offre come un riparo contro l'uragano. Quando i venti sono contrari, Gesù sarà come un riparo. Quando l'uragano si abbatte sulla tua vita e sulla tua casa, Gesù sarà come un rifugio. E poi ancora il testo ci presenta un'altra immagine. Quando ti trovi nell'aridità, in un luogo arido, il Signore sarà come un corso d'acqua in luogo arido. L'aridità è una cosa terribile, perché quando l'animo dell'uomo si ritrova in questa condizione, sembra che tutto perda di significato, ti guardi attorno e sembra che tu non veda più nessuno, ti senti solo, arido, assetato, ma poi arriva questa parola e questa parola ti dice che il Signore Gesù può essere e vuole essere per te come un corso d'acqua, addirittura un fiume che arriva nella tua vita. Puoi trovare ristoro nell'acqua che ti offre il Signore, ristoro all'anima tua quando ti senti arido, quando la tua mente, i tuoi pensieri ti portano lontano e ti fanno forse, ti mettono davanti delle cose magari terribili. E sto pensando in questo momento a quanti forse in situazioni difficili magari stanno pensando addirittura al suicidio perché si sentono soli, si sentono abbandonati. Vieni a Gesù. Gesù sarà per te un corso d'acqua. Tu potrai trovare ristoro all'anima tua. Ed infine il nostro testo ci presenta un'ultima immagine. Quest'uomo sarà come l'ombra di una gran roccia in una terra riarsa. E quando ti trovi in un posto dove non ci sono alberi, dove non c'è acqua, e quando il sole è cocente, tu hai bisogno di ombra per ristorarti. Bene, Gesù si propone come una grande roccia che porta ombra e tu puoi ripararti all'ombra di questa grande roccia. L'idea della roccia non è nuova nelle Sacre Scritture. La roccia, dice l'Apostolo Paolo, parlando di quella roccia dalla quale era scaturita l'acqua nel deserto per il popolo di Israele, la roccia è Cristo.
Cristo dunque è una grande roccia. Tu puoi trovare rifugio in Cristo, ma puoi trovare anche ombra, quell'ombra che ristora l'anima tua, quell'ombra che ti permette di fermarti, di rilassarti, di riposarti. Gesù, quindi, una grande roccia, dice qui il nostro testo, in una terra riarsa che offre ombra a chi sente la necessità, ne ha di bisogno. Quindi Gesù è la soluzione della nostra vita. Quando i venti sono contrari, Egli si propone come riparo. Quando soffia e arriva e si scatena l'uragano contro di noi, contro la nostra casa, Gesù si offre come il rifugio. Quando attraversi un periodo di aridità, il Signore Gesù viene e si offre a te come un corso d'acqua. Quando ti trovi in un periodo difficile e ti trovi come in un deserto, il Signore Gesù si offre come ombra. Tu puoi trovare ristoro in Gesù. Questa parola è bella perché, amici miei, noi abbiamo bisogno del Signore. Abbiamo e attraversiamo dei momenti della nostra vita che sono belli, piacevoli, anche in quelli dobbiamo imparare a ringraziare sempre il Signore. Ma a volte può capitare di attraversare dei momenti difficili, di trovarci, come dice il nostro testo, con i venti contrari che soffiano, con l'uragano che si abbatte nella nostra casa, con i momenti di aridità e sentiamo il bisogno di trovare rifugio, riparo, ristoro. Ebbene, il Signore Gesù è il riposo e il ristoro dell'anima. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io darò riposo all'anima vostra. Il Signore ci benedica. Grazie, Pastore Montante. Vogliamo accogliere certamente questo invito e rivolgerci al Signore Gesù, l'unico che può dare riposo alle anime nostre. Signore, grazie per la Tua parola, grazie per questo invito universale, gratuito, che Tu rivolgi alle anime nostre. Ti preghiamo, Signore, sollevaci dai nostri dubbi, dalle nostre perplessità, rimuovi il peso che ci opprime e fa che nella leggerezza di una vita trasformata possiamo onorare il Tuo nome, possiamo servirti fedelmente. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Desidero dirvi, cari amici, che è necessario riflettere su quanto abbiamo ascoltato e mettere in pratica, perché non basta ascoltare, ma bisogna mettere in pratica. E vogliamo assimilare la parola di Dio e farla nostra. Ho un omaggio per voi, è l'opuscolo Una fede certa. È semplicemente un opuscolo, ma ci sono delle notizie veramente belle e importanti, alla ricerca di speranza in un mondo confuso. Scrivete alla nostra redazione segnalando questo titolo, Una fede certa, e noi vi invieremo gratuitamente questo opuscolo. Dio vi benedica. Il messaggio di questo programma riguarda personalmente anche te. Cosa farai davanti all'invito di Gesù Cristo il Salvatore? Vorremmo aiutarti a conoscere meglio la persona di Cristo e inviarti gratuitamente una copia del Vangelo. Scrivi a Cristiani Oggi, casella postale 15, 00011, Tivoli Terme, Roma. Dio ti benedica e a presto.